L'incontro Initio è una tavola rotonda tra esperti del settore del mondo del lavoro e soprattutto anche esperti del mondo dei net. Il progetto infatti si concentra su questo particolare target, quello dei net tra i 25 e i 29 anni, ovvero giovani che non studiano, che non lavorano e che non sono interessati ad altre forme di imprenditorialità o di business. La sfida di Technopolis e degli altri partner del progetto è quella di tirar fuori questi giovani dalle loro case, dai social media e da tutti gli strumenti digitali che sono all'interno delle loro case e portarli in realtà nella realtà imprenditoriale. Cominciamo ora, ma il percorso è lungo perché il progetto dura 3 anni e le opportunità per questi giovani sono tante, dalla formazione all'avvio della startup, ma anche ad un viaggio transnazionale negli altri incubatori partner del progetto. Il mio contributo è stato quello di una studiosa e di un'operativa nell'ambito dell'educazione degli adulti e quindi sulla base della nostra esperienza noi abbiamo detto in questo progetto possiamo collaborare cercando di rimotivare questi giovani e soprattutto di educarli alla responsabilità, perché al di là delle competenze tecniche, delle conoscenze, delle abilità è necessario oggi quando si parla di lavoro o di impresa puntare sul senso di responsabilità, e questo non è dato dalle conoscenze ma da alcune esperienze che riusciamo a far fare in piccoli gruppi di 4-5 persone utilizzando metodologie che vengono dall'estero, cioè da quei paesi in cui l'adult education ha delle tradizioni e delle esperienze molto valide. Naturalmente questo contributo si pone nell'ambito della rete delle realtà istituzionali coinvolte, si pone appunto come intervento formativo teso anche ad aiutare a vivere insieme, a relazionarsi, a parlare e a condividere. Problema fondamentale perché uno dei limiti dell'essere adulto nel nostro territorio nazionale è quello di essere individualista e di saper poco collaborare e poco aprirsi agli altri, con una forma che viene vissuta di narcisismo o quantomeno di individualismo esasperato, diciamo così. Per cui speriamo di poter dare questo contributo operativo attraverso la Onlus di volontariato educativo, che è appunto il Creada Puglia Onlus, ma facciamo parte di questo tutti docenti che abbiamo studiato, lavorato e insegnato in vari contesti italiani ed europei. Il mio contributo si è soffermato sull'importanza del ritorno all'agricoltura da parte dei giovani. Le iniziative come queste sono molto importanti perché è fondamentale far capire ai giovani che magari in qualche modo si sono arresi o si sentono ai margini della società che non tutto è perduto. È importante la formazione ed è importante avvicinarsi all'innovazione, perché queste sono le tematiche fondamentali per poter accedere a un mondo del lavoro che sembra complicato e in continuo mutamento, ma avrà sempre bisogno di figure che siano specializzate e che in qualche modo riescano a fungere da supporto a qualsiasi attività. In agricoltura, per esempio, c'è un grande moto in questo momento di cambiamento e le nuove tecnologie saranno il volano per far sì che l'agricoltura possa diventare lo strumento giusto per perseguire degli obiettivi importanti. Naturalmente è importante che i giovani si rimbocchino le maniche, no? E riconoscano quello che è il loro ruolo, cioè il loro ruolo di protagonisti nello sviluppo sostenibile del mondo. L'agricoltura è uno degli strumenti più importanti perché ad ora dà lavoro al 40% della popolazione mondiale e provvede al sostentamento non soltanto di quel 40%, ma anche di tutti noi che chi più chi meno comunque va a fare la spesa, no? E mangia. E questo incontro è molto importante perché contribuisce a creare l'ecosistema dell'innovazione che stiamo faticosamente mettendo su in questo territorio in questi anni. E Technopolis con l'abilità, competenza
riuscita a mettere su anche questo progetto molto interessante, che lavora anche su un concetto a noi molto caro, che è quello della creatività. Creatività con cui abbiamo costruito il Balab, il nostro Contamination Lab, che i partecipanti hanno visitato, che è basato sulla creatività e sulla possibilità che i nostri ragazzi portino le loro idee creative e innovative per costruire impresa, per costruire valore per questo territorio, sia per le imprese del territorio, sia per una crescita economica dello stesso, che anche per una crescita culturale, perché altrimenti i nostri ragazzi vanno via e si trovano altri lidi a cui contribuire, sia per la crescita di altre culture che di altre economie. La creatività non basta, però è l'ingrediente principale. Noi dobbiamo essere un po' più attenti a far emergere la creatività dei nostri ragazzi, a dire che è importante, a legittimarla. L'università è quello che sta facendo. Non basta, servono le opportunità. Il nostro non è un territorio ricchissimo di opportunità, però può diventare una bella calamita. Noi ci stiamo mettendo l'anima per questo, stiamo provando a far diventare il Balab un ombelico di innovazione, un ombelico di opportunità. I ragazzi sono lì attaccatissimi a queste possibilità, perché possono determinare una svolta nella vita della loro startup, della loro impresa. PGE si occupa di formazione manageriale da più di 30 anni, quindi da quasi 40 anni, per cui noi facciamo della formazione lo strumento attraverso cui i giovani laureati possono essere specializzati per entrare nel mondo del lavoro, quindi possano essere pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro in generale e oggi anche della trasformazione digitale. Allo stesso tempo abbiamo sviluppato una linea di formazione executive per operare all'interno dei contesti aziendali quelle operazioni di reskilling ormai necessarie, perché anche i contesti tradizionali con gente, con dipendenti che hanno terminato gli studi, che non sono nativi digitali e che magari non sono nel percorso di studi da più di 20 anni ormai, possano acquisire le competenze per rimanere nel mercato del lavoro ed eventualmente anche per trovare nuovi stimoli in un contesto ormai digitalizzato, quindi non soltanto nativi digitali ma anche digital immigrant. Io ho parlato di digital transformation e di come la digital transformation possa impattare sui contesti aziendali, trasformandoli profondamente a livello di struttura organizzativa e di modello di business. Ho parlato di come le aziende debbano ripensare il proprio ruolo, nuove o vecchie che siano, all'interno di un ecosistema divenuto digitale, e di come possano adottare, attraverso le nuove tecnologie dell'information technology, nuovi modelli di business in grado di massimizzare il loro profitto. Ho infine parlato dell'importanza delle competenze digitali, quindi quali competenze un'impresa deve avere all'interno del proprio DNA per affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale. Le NET sono intanto un problema europeo, nel senso che l'Europa ha scoperto che, indipendentemente dal livello di sviluppo economico dei paesi che la compongono, c'è una fascia di popolazione importante, perché sono i futuri lavoratori o imprenditori o comunque cittadini, che ha più di 20 anni, che ha smesso di studiare, qualche volta anche abbastanza presto, e che soprattutto si è abbandonata alla disperazione perché non è riuscita a trovare un lavoro, oppure si è provato a cercarlo e è stata comunque frustrata in questa ricerca. Quindi è un problema europeo innanzitutto. Problema europeo vuol dire cercare insieme delle soluzioni, e lo spirito di un programma di cooperazione europeo che va in questa direzione è quello di mettere a confronto proprio situazioni di paesi molto diversi. Non a caso in questo progetto ci sono la Norvegia, che sicuramente non è un paese a basso tasso di sviluppo e appartiene sicuramente alla fascia dei paesi ricchi dell'Unione Europea, poi ci sono due paesi, diciamo così, intermedi, che sono la Croazia e l'Italia, con un'appendice della Grecia che è un po' a metà strada, e poi ci sono due paesi come la Bulgaria e la Romania che chiaramente rappresentano delle situazioni di sviluppo economico un po' arretrato. Cosa fanno questi paesi insieme? Cercano un modo per intervenire su questo fenomeno più efficace, e per fare questo lavoro non ci si può mettere da soli all'opera, e quindi il senso dell'incontro era quello di mettere insieme i soggetti che sul territorio hanno attinenza con questo problema, attinenza con l'educazione, attinenza con l'avviamento al lavoro, per capire rispetto a questa particolare categoria che cosa si può fare. Non bastano i bandi,
mi piace dire che non basta garanzia giovani. Garanzia giovani non è una risposta a questo problema, per la semplice ragione che i ragazzi che abbiamo davanti in questa particolare condizione hanno bisogno di un supporto anche proprio di carattere più psicologico e pedagogico. Hanno bisogno soprattutto di rafforzare la coscienza di se stessi, la fiducia in se stessi, la fiducia nelle proprie capacità di essere e di fare. E allora vogliamo instaurare con i soggetti, ripeto, deputati a queste problematiche, un dialogo per inventarci un vero e proprio percorso formativo nuovo, diverso, che comprenda elementi assolutamente tecnici, normali del fare impresa, dello stare, del fare l'imprenditore, ma anche di rafforzamento delle capacità individuali di queste persone. Questo si può fare insieme, si farà confrontando poi il risultato del nostro lavoro con quello degli altri gruppi presenti negli altri paesi e tirando fuori una metodologia comune. Siamo all'inizio, questo è solo l'evento di lancio del progetto, vuol dire che anche altri soggetti si aggiungeranno in questo percorso. Avremo due occasioni di reclutamento e di accompagnamento in un percorso di sviluppo personale e speriamo anche aziendale.